L'ultima immagine del telescopio James Webb sta scatenando il panico tra gli scienziati. Cosa sta succedendo davvero nel misterioso disco che racchiude la vicina stella Formalhaut? Una nuova preoccupante immagine mostra addensamenti indefinibili all'interno del disco. Formalhaut è una delle stelle più vicine e importanti della Terra e potrebbe essere molto diversa da quanto si pensava in precedenza. Ancora una volta gli astronomi devono chiedersi seriamente che cosa hanno realmente capito della formazione delle stelle e del cosmo. E potrebbe essere che ora dobbiamo ripensare radicalmente anche alla formazione degli esopianeti. La brillantezza del telescopio spaziale James Webb ha stupito ancora una volta tutti. Quando è stata mostrata per la prima volta al pubblico questa misteriosa immagine della stella estremamente luminosa Formalhaut, tutti si sono chiesti cosa fosse realmente visibile intorno alla stella. Formalhaut è nota anche come stella solitaria del sud ed è una delle nostre vicine cosmiche. Le ultime immagini del JWST hanno rivelato strutture all'interno di questo disco che non ci aspettavamo. Strane macchie scure e schemi di luce inspiegabili mettono alla prova le precedenti teorie su questo sistema stellare. Il disco di detriti intorno a Formalhaut parla di pianeti potenzialmente giovani, oppure è il risultato di collisioni catastrofiche, o almeno così pensavano gli scienziati in passato, ma questa nuova immagine di Formalhaut, dei suoi anelli luminosi e del disco di detriti, rivela una visione completamente nuova e solleva nuove domande. Forse abbiamo a che fare con i primi segni di dinamiche che prima non conoscevamo e non capivamo? Il JWST ha forse scoperto le tracce di un pianeta invisibile e precedentemente sconosciuto che si sta facendo strada attraverso questo strato di polvere cosmica? Oppure stiamo osservando le conseguenze di una drammatica distruzione avvenuta nel corso di migliaia di anni? Gli scienziati si trovano di fronte a un rompicapo. Il modo in cui la luce viene rifratta e riflessa all'interno del disco non corrisponde alle consuete aspettative fisiche. Queste scoperte sollevano domande non solo sulla natura stessa di Formalhaut, ma anche sui principi fondamentali della nostra comprensione dell'evoluzione cosmica. Si sono formati esopianeti intorno a Formalhaut? La NASA ha chiamato l'immagine misteriosa di Formalhaut nel suo guscio di polvere Dusty Debris. E chi avrebbe mai pensato che questa immagine sarebbe diventata ancora una volta il centro di un acceso dibattito tra gli scienziati? Formalhaut è una stella relativamente giovane, situata a circa 25 anni luce dalla Terra nella costellazione del Pesce Australe. È una delle stelle più luminose del cielo notturno ed era spesso considerata dai persiani come una delle quattro stelle reali. I ricercatori si riferiscono spesso al disco luminoso di polvere e detriti come cintura di Formalhaut. Questo disco è considerato dagli scienziati una potenziale regione di formazione di pianeti, ed è proprio per questo motivo che il JWST ha rivolto il suo sguardo attento a questa regione. Il JWST non è stato costruito solo per mostrarci le prime epoche e le galassie più antiche dell'universo, ma anche per migliorare significativamente la nostra conoscenza degli esopianeti. Lo spettrometro a infrarossi di Webb penetra senza sforzo anche negli ammassi più densi di polvere e gas, e grazie a questa nuova fantastica tecnologia, gli astronomi possono ora per la prima volta guardare attraverso un vetro misterioso e analizzare in dettaglio tutti i presunti oggetti e gli ammassi sospetti. Ci sono davvero segni di pianeti qui? O questo disco è davvero qualcosa di completamente diverso? In senso stretto, si tratta di diversi dischi composti da gas, particelle di polvere e resti di collisioni tra corpi più piccoli. In dischi come questi, che circondano giovani stelle, possono formarsi dei pianeti, o ci sono pianeti già completamente formati che finora sono sfuggiti ai nostri occhi. Nel 2008 è stata ipotizzata la scoperta di Formalhaut B, un potenziale esopianeta all'interno del disco. Tuttavia, poco tempo dopo, il quadro è cambiato e da allora i ricercatori non sanno se e quanti pianeti orbitino intorno alla stella. L'esame preciso dello spettrometro del disco di polvere e detriti intorno a Formalhaut non solo può fornire agli scienziati indicazioni precise su pianeti già pronti o nelle prime fasi di sviluppo, ma può anche dare agli scienziati informazioni sulla composizione dei materiali che circondano la stella. Queste analisi uniche del giovane sistema stellare ci forniscono preziosi indizi sui processi coinvolti nella formazione delle stelle e sulla successiva evoluzione di un giovane sistema stellare. Grazie ai suoi strumenti avanzati e alla capacità di osservare nella gamma degli infrarossi, il JWST rivela l'emissione termica dei dischi intorno a Formalhaut e fornisce agli astronomi un'analisi dei dati.
Ogni singola frequenza luminosa fornisce maggiori informazioni sulle dimensioni, la forma, la composizione e altre proprietà fisiche delle particelle di polvere all'interno del disco. I gas diventano visibili, analizzabili, ricostruendo lentamente il quadro di ciò che sta realmente accadendo nel disco intorno a Formalhaut. Gli avvistamenti precedenti hanno già rivelato diverse strutture a forma di anello e spazi vuoti che potrebbero indicare la presenza di esopianeti. La grande nube di polvere è un'enorme nube situata nel disco di Formalhaut. In precedenza si pensava che questa nube di polvere fosse il risultato di una collisione tra grandi oggetti nel disco, con conseguente formazione di grandi quantità di polvere. Ora sta emergendo un'immagine secondo cui le condensazioni, a cui sono stati dati i nomi provvisori di F2300C e F2500W, potrebbero essere molto di più, ovvero la prova della presenza di giovani pianeti. Se queste prime stime si riveleranno vere nelle prossime settimane e mesi, questa scoperta farà scalpore, perché allora vedremo alcuni degli esopianeti più giovani che abbiamo mai visto negli anelli intorno a Formalhaut. Individuare gli esopianeti nella vastità dello spazio è già molto difficile. Rendere visibili i pianeti giovani è stato a lungo considerato impossibile. Ora che possiamo assistere alla nascita e allo sviluppo di pianeti in altri sistemi, abbiamo un'opportunità unica di comprendere l'evoluzione del nostro sistema solare in un modo completamente nuovo. Formalhaut, la bocca del pesce. Formalhaut è una stella giovane che ha una storia antica qui sulla Terra. Giovane nel contesto cosmico significa 440 milioni di anni. A 25 anni luce da noi, la stella di classe spettrale A3V brilla di un colore bianco-bluastro, così brillante che Formalhaut è una delle stelle più conosciute della Terra. Con una massa pari a 1,92 volte quella del Sole e una luminosità 16 volte superiore, Formalhaut è sicuramente una delle stelle più luminose del cielo notturno. Nell'antichità, Formalhaut era riconosciuta dai greci come parte della costellazione Piscis Austrinus, che ancora oggi rappresenta il pesce australe. Il nome Formalhaut deriva dall'arabo, è un'abbreviazione del termine Fumalhut, che si traduce come bocca del pesce. Gli antichi persiani la chiamavano Astorang, una delle quattro stelle reali considerate guardiane del cielo. Nell'astronomia islamica, Formalhaut era descritta come parte della costellazione di Al-Dulf, il delfino, e aveva un significato molto speciale nelle pratiche astrologiche mistiche. I nomi arabi delle stelle hanno origine nell'astronomia araba medievale, che già conosceva innumerevoli stelle, dava loro dei nomi e ne teneva persino dei cataloghi. La conoscenza delle stelle da parte degli arabi era una delle più vaste collezioni astronomiche antiche. Molti degli antichi nomi arabi furono poi adottati dagli astronomi europei e sono ancora in uso oggi. Formalhaut è speciale anche per le culture indigene. Nella leggenda di alcune popolazioni indigene dell'Australia, l'astro brillante era visto come una sorta di messaggero di luce. Gli aborigeni la chiamavano focolare e svolgeva un ruolo centrale nelle storie sulla creazione e sul legame con gli antenati. Queste interpretazioni e storie culturali dimostrano l'importanza che Formalhaut ha avuto nella nostra cultura umana per migliaia di anni. Probabilmente gli antichi persiani non si sarebbero mai sognati di osservare e studiare la stella lontana come possiamo fare noi oggi, grazie a strumenti come il JWST. Formalhaut B, esopianeta o fantasma? È interessante chiedersi se e quanti pianeti esistano nelle vicinanze di Formalhaut. Anche se la stella è giovane, gli esopianeti dovrebbero essere già in fase di sviluppo, se ce ne sono. Anche i pianeti del nostro sistema solare si sono sviluppati subito dopo il nostro Sole dagli accumuli di gas e polvere rimasti. Formalhaut è stata studiata intensamente a partire dagli anni 80 con telescopi che all'epoca stavano diventando sempre più performanti. Nel 2004 le osservazioni del telescopio spaziale Hubble hanno rivelato che il disco di polvere ha un confine interno netto. Per la prima volta si è ipotizzato che un oggetto massiccio eserciti un'influenza gravitazionale sul disco di polvere. Il fatto che il disco di polvere sia ellittico è stato considerato un'ulteriore indicazione di un possibile pianeta. I ricercatori dell'Università della California avevano già espresso un sospetto simile nel 2001. Tuttavia le prove erano carenti. Nel novembre 2008 è stato pubblicato per la prima volta un articolo che ipotizzava la possibile esistenza di esopianeti nel sistema di Formalhaut e presentava anche una buona prova ottica per questi pianeti. Nel 2010 Hubble ha puntato nuovamente gli occhi su Formalhaut.
Nelle nuove immagini, tuttavia, c'erano indicazioni che la posizione inclinata del disco poteva essere spiegata anche in un altro modo. La prova dell'esistenza dell'esopianeta Formalhaut B fu quindi confutata. Nonostante la mancanza di prove, in alcuni ambienti si è continuato a speculare sulla possibile natura di Formalhaut B e sul fatto che potesse essere un pianeta simile alla Terra. Le possibili proprietà fisiche di Formalhaut B potevano essere dedotte solo da ipotetici parametri orbitali, il che, in parole povere, significava che tutte le congetture erano altamente speculative. I calcoli hanno mostrato che, se si tratta di un pianeta, potrebbe essere grande circa la metà o il doppio di Giove. Le dimensioni e la temperatura superficiale calcolata di meno 200 gradi sono da sole un argomento a sfavore di un pianeta simile alla Terra. Sembra piuttosto che si tratti di un pianeta gassoso. Formalhaut B potrebbe essere una sorta di sole impedito, simile al nostro Giove. Giove si è probabilmente formato come uno dei primi pianeti del sistema. Se avesse avuto un po' più di massa, sarebbe stato abbastanza denso da diventare una stella. In questo modo oggi avremmo un sistema solare binario con due stelle. Ma nel sistema di Formalhaut la situazione si capovolse ancora una volta e le osservazioni successive non riuscirono nemmeno a dimostrare che il pianeta Formalhaut B esistesse davvero. I nuovi dati non potevano più dimostrare la massa definita osservata all'inizio degli anni 2000, il che ha portato a ipotizzare che Formalhaut B potesse essere piuttosto una nube di polvere di breve durata, formata dalla collisione di due oggetti più piccoli. Anche i rilevatori a infrarossi del JWST non sono stati in grado di rilevare alcuna emissione infrarossa significativa che possa indicare la presenza di un pianeta. I pianeti dovrebbero essere visibili attraverso il loro stesso calore o la luce stellare riflessa nella gamma degli infrarossi, ma nonostante una ricerca approfondita, non è stata trovata alcuna prova di questo tipo. Attualmente, gli scienziati ritengono che l'oggetto che è stato scambiato per l'esopianeta Formalhaut B non sia in realtà una massa planetaria solida, ma un oggetto con una struttura dinamica che si dissolve o cambia nel tempo. Clicca su iscriviti ora e partecipa a ogni nuovo video.